Ciao a tutti, buonasera. Volevo prima di tutto dirvi che con il decreto legge che abbiamo approvato ieri, il decreto legge rilancio, speriamo di poter sburocratizzare tante cose che hanno impedito di far arrivare subito i soldi nelle tasche dei cittadini italiani. Parlo della cassa integrazione, ma parlo anche di tutta una serie di interventi che andiamo a fare che permetteranno le ristrutturazioni edilizie con la norma del 110% del ministro Patuanelli e del sottosegretario Fraccaro. Facciamo degli interventi importanti sul lavoro, sulle imprese che fanno appunto la ministra Cadalfo e il ministro Patuanelli. Ci sono degli interventi importanti sulla scuola, oltre 1 miliardo sulla scuola. Ringrazio Lucia Azzolina. Sono stati fatti tanti interventi. Ciò che però vi posso dire è che questi interventi funzionano, e voi lo sapete meglio di me, se quello che c'è scritto sulla carta si verifica. E quindi io non sono qui per fare proclami, ma per dirvi che speriamo di aver semplificato una serie di cose che non hanno funzionato e che hanno ritardato una serie di pagamenti. È anche vero che ci sono tanti altri cittadini che hanno ricevuto i fondi, hanno ricevuto il bonus, hanno ricevuto la cassa integrazione, hanno ricevuto e continuano a ricevere il reddito di cittadinanza. Nasce il reddito di emergenza, che serve per aiutare le persone in difficoltà in un momento del genere. È un governo che impara la lezione della crisi precedente. Vi ricordate, nel 2008, quando scoppiò la crisi, iniziarono a tagliare il welfare, a tagliare gli aiuti alle persone. Invece noi sappiamo che per affrontare questa crisi dobbiamo aiutare le persone in difficoltà e soprattutto dobbiamo rilanciare le imprese. E io di questo voglio parlarvi oggi, di una cosa che secondo me è il nostro orgoglio principale nel mondo, il Made in Italy. Ci si riempie la bocca con Made in Italy, però dobbiamo anche dirci che il Made in Italy non si vende da solo all'estero. Noi dobbiamo vendere in tutto il mondo i prodotti delle nostre aziende. Lo dico sempre e lo continuo a ripetere. Una cosa è quando si esportavano gli stabilimenti, un'altra cosa è quando investi per esportare i prodotti che si fanno negli stabilimenti italiani con i lavoratori italiani. Questo per me è lavorare al Made in Italy, fare in modo che si produca qui, che si crei lavoro qui in Italia e si esporti in tutto il mondo. Io ovunque vado ci sono persone desiderose di comprare Made in Italy o mangiare Made in Italy, e per riuscire a promuoverlo però serviva una strategia. Voglio ringraziare il sottosegretario Di Stefano, la direzione del Ministero degli Affari Esteri, l'ICE, tutti coloro che ci stanno lavorando, perché con il decreto rilancio abbiamo stanziato oltre 1 miliardo di euro per il Made in Italy. Che cosa ci facciamo con questo 1 miliardo di euro? 3 cose principalmente. La più grande campagna di promozione all'estero dei prodotti dei nostri artigiani, delle nostre industrie, dei nostri start-upper mai fatta. Non è mai stata fatta una campagna di promozione paese per promuovere, far conoscere i prodotti del Made in Italy in maniera strutturale. Lo facciamo con circa 80 milioni di euro che mettiamo in un fondo che useremo per una campagna di comunicazione differenziata paese per paese. Perché anche un prodotto del Made in Italy, una cosa che lo vendi in un paese dell'est, in un paese dell'ovest, una cosa che lo vendi in Africa, in Asia o negli Stati Uniti, c'è una bella differenza. E questo sarà curato con la massima attenzione da agenzie che si occuperanno di questo. Useremo ovviamente la rete delle ambasciate, la rete consolare italiana. Abbiamo ambasciate in tutto il mondo, in ogni paese del mondo. Noi dobbiamo fare un lavoro di squadra. Seconda cosa, aiutare le imprese che non esportano o che esportano a singhiozzo. Io non credo che un'azienda che fa un prodotto eccellente necessariamente abbia le competenze per riuscire a portarlo in tutto il mondo. Eppure, lo voglio dire, noi stiamo per affrontare una crisi economica. Saranno le esportazioni a permetterci di colmare le mancate vendite delle aziende nel mercato interno. Ci sarà un calo della domanda interna? Probabilmente, non lo so, spero di no, ma credo di sì. Beh, allora come possiamo compensare? Vendendo in tutto il mondo prodotti che hanno un marchio Made in Italy, che già quello alla porta è il marchio, il biglietto da visita per aprire qualsiasi porta di qualsiasi casa di cittadini in tutto il mondo. Bene, però per farlo le aziende devono avere le figure professionali che servono, e quindi rafforzeremo lo strumento del Voucher Export Manager, che è lo strumento con cui un'azienda può assumere a costo quasi zero all'interno della propria azienda, all'interno del proprio
del proprio personale una persona che possa dirigere le politiche di esportazione, perché non serve esclusivamente come dire, mettere un annuncio online in inglese per riuscire a vendere in tutto il mondo. È una strategia, come c'è la strategia in un quando vendiamo in Italia un prodotto, allo stesso modo è ancora più difficile venderlo nel mondo. Quindi le figure professionali, e l'altro grande tema che, su cui mettiamo la restante parte di questo miliardo di euro tra fondo perduto e fondi di garanzia, è permettere alle aziende di andare sui mercati stranieri. Che significa? Se serve di aprire sedi, partecipare alle fiere, che ovviamente cambieranno, le fiere avranno un altro volto, in alcuni casi saranno digitali, e i marketplace. Sappiamo bene che sulle piattaforme digitali oggi si vende di tutto. Beh, ci sono piattaforme di alta gamma che devono avere sezioni del Made in Italy molto più grandi, molto più forti, in grado di arrivare nelle case delle famiglie di tutto il mondo. Io ci credo tanto, perché vi posso assicurare che quando vado all'estero ci sono delle cose che identificano l'Italia, che mi rendono orgoglioso e che fanno grande l'Italia. Tra queste c'è il Made in Italy, oltre ovviamente ai nostri soldati, alle nostre missioni di pace, oltre ai nostri interventi e ai nostri impegni nella cooperazione, oltre al nostro corpo diplomatico che fa un grande lavoro. Ma se il Made in Italy fosse un brand, fu fatto uno studio tempo fa, sarebbe il terzo brand al mondo per quanto è conosciuto. Beh, abbiamo un potenziale ancora inespresso e lo dobbiamo spingere ancora di più. Non è mai stato fatto un piano di investimenti sul Made in Italy del genere, e non è mai stato fatto così in poco tempo. Voi ricorderete che a settembre abbiamo fatto una riforma per cui tutte le competenze sull'export vengono portate qui, in questo ministero, il Ministero degli Affari Esteri, perché qui ci sono le ambasciate, qui ci sono gli ambasciatori, il corpo diplomatico, gli istituti di cultura in tutto il mondo. Beh, qui adesso c'è anche tutto quello che riguarda il portare il Made in Italy nel mondo. Made in Italy nel mondo significa lavoro qui in Italia, significa più aziende che crescono qui in Italia, significa poter anche produrre sulla qualità e non sulla quantità, come siamo bravissimi a fare noi. Ci sono dei mestieri che rischiano di perdersi, eppure producono delle cose che ci chiedono in tutto il mondo. Penso agli artigiani, ma penso anche a tutto il settore agroalimentare. Ecco, su questo vi assicuro il massimo impegno. C'è una squadra che sta lavorando e che ce la sta mettendo tutta, e questa squadra permetterà anche alle aziende di superare le grandi difficoltà. Noi veniamo da questo periodo della pandemia in cui le aziende per esportare il Made in Italy hanno trovato delle difficoltà che non avevano mai incontrato. Ve ne dico due: chiusura dei confini, e quindi le aziende non riuscivano a esportare perché c'erano paesi che chiudevano i confini. E l'altra cosa vergognosa contro cui abbiamo combattuto, telefonata per telefonata, ministro degli esteri per ministro degli esteri, erano i paesi che chiedevano il marchio virus free su ogni prodotto Made in Italy. Cioè, noi dovevamo certificare che, siccome quel prodotto veniva dall'Italia, non era un prodotto infettato dal coronavirus. Questo è inaccettabile, era inaccettabile, e vi posso assicurare che in questi ultimi due mesi più di una volta ho chiamato direttamente il ministro degli esteri degli altri paesi per dirgli chiaramente che non si devono permettere, dovevano ritirare quelle limitazioni. Ecco, passiamo da una fase emergenziale ad una programmazione pluriennale. Come ministro degli esteri e come ministero degli esteri siamo al lavoro sulla programmazione delle politiche di esportazione del Made in Italy dei prossimi 10 anni. E nei prossimi 10 anni una cosa voglio vedere in ogni stato nel mondo: una campagna che valorizzi con tutto il suo potenziale espresso ogni prodotto d'eccellenza che facciamo in Italia, perché sono le cose migliori al mondo. E nel caso dell'agroalimentare, con la dieta mediterranea possiamo anche raccontare a tutto il mondo come la dieta mediterranea non produca solo prodotti buoni, ma anche salutari, e quindi che aiutano la salute delle persone, che aiutano l'individuo a stare meglio. Detto questo, Made in Italy è anche turismo. Tanti mi state scrivendo, oltre alle associazioni di categorie, stavo leggendo una loro lettera adesso, oltre a tutto quello che mi arriva i governatori che mi chiamano, mi chiedono come ci dobbiamo
come ci dobbiamo comportare e preparare a quest'estate rispetto all'arrivo di turisti dall'estero. Ciò che posso dirvi è che tutti i ministri coinvolti sono al lavoro. È chiaro ed evidente che prima di tutto adesso con il provvedimento del 18 maggio cominciamo a sancire come funzionerà il meccanismo di spostamento all'interno del paese, e questo ovviamente non dipende dal ministro degli esteri, cioè un cittadino che si sposta di regione in regione. Ma noi come ministero, io come ministro, sono al lavoro per fare in modo che non ci siano accordi bilaterali tra paesi che si trasferiscono tutti i turisti quest'estate. Noi dobbiamo permettere a tutti i turisti in Europa di potersi muovere all'interno di tutto il nostro spazio europeo, di tutta l'Unione Europea, e decidere dove andare in vacanza. Per fare questo, lunedì abbiamo una call con diversi ministri degli esteri degli altri paesi proprio sul tema del turismo e dei flussi turistici e dei corridoi turistici. Tra questi ovviamente c'è il ministro Maas, che è il ministro degli esteri tedesco. I turisti tedeschi sono uno dei numeri più grandi di turisti che abbiamo durante l'estate, che fanno funzionare tutta una catena di strutture alberghiere anche di livello medio-alto, che quindi aiutano moltissimo quel settore. E poi abbiamo il ministro austriaco, croato, di Cipro, il ministro greco, spagnolo, portoghese, sloveno, e con loro cominceremo a delineare i principi generali per cui quest'estate anche dal resto d'Europa si possa venire in Italia in vacanza, che credo in tanti, dopo questi mesi allucinanti di sofferenza che non sono ancora finiti perché abbiamo ancora morti purtroppo, vogliano trascorrere. Credo che tanti cittadini europei vogliano trascorrere un'estate serena, un'estate tranquilla in uno dei bellissimi posti dell'Italia. Ciò che posso dirvi è che col ministro Franceschini, ovviamente, che ha la delega al turismo, con la ministra De Micheli, che si occuperà e si occupa di tutte le infrastrutture di trasferimento, e con il Ministero degli Esteri, lavoreremo a permettere ai cittadini europei di venire in vacanza in uno dei paesi più belli al mondo, l'Italia. E lo faremo col massimo dell'impegno, ce la mettiamo tutta per creare dei corridoi turistici in sicurezza, perché è chiaro che tutto deve essere fatto in sicurezza. Che dirvi? Comprate Made in Italy, non dimenticatelo mai, comprate Made in Italy, soprattutto in questo periodo di difficoltà per l'economia mondiale, quindi anche per l'economia italiana, aiutiamo le imprese italiane in questo periodo in cui ovviamente si acquistano soprattutto generi alimentari di prima necessità. Cercate di acquistare il più possibile prodotti del Made in Italy, e lo dico perché è un momento nel quale come Italia, come paese, dobbiamo fare squadra. Ho detto sempre, dobbiamo metterci tutti la maglietta della nazionale e giocare questa partita, che è una partita contro una crisi sanitaria che si sta trasformando in crisi economica. Ma abbiamo un potenziale inespresso che dobbiamo usare. Uno di questi è il Made in Italy, uno di questi è anche la possibilità di attrarre flussi turistici. E come dico, compriamo Made in Italy, ovviamente tutti coloro che ne hanno intenzione è bene che possano programmare, se lo vogliono, delle vacanze in Italia, perché questo ci permette di aiutare i nostri albergatori, i nostri ristoratori. So che ci sono ancora tante incognite, e su questo il Comitato Tecnico Scientifico al lavoro, sulle distanze, sugli spostamenti, sulla spiaggia, su quanto deve esserci di distanza da un ombrellone all'altro. Ci sono tante incognite e tanti interrogativi, ma nel minor tempo possibile risolveremo anche questo problema. Voglio mandare un grande saluto a tutti coloro che non hanno mai smesso di lavorare in questa crisi e a quelli che hanno ricominciato, tutti coloro che fanno grande l'Italia nel mondo con i prodotti dell'artigianato, dell'agroalimentare, ma anche con i prodotti dell'alta tecnologia e con idee innovative. Queste persone rappresentano il motore dell'Italia. Per un periodo, purtroppo, in alcuni casi abbiamo dovuto addirittura impedir loro di lavorare perché abbiamo dovuto chiudere le aziende, ma adesso che abbiamo riaperto e che riapriremo tutto il prima possibile, contate su di noi, ce la metteremo tutta per aiutarvi, e se ci sono dei problemi burocratici è giusto anche che ci critichiate. Siamo qui per risolvere i problemi e per cercare di rilanciare questo paese
con questo intervento sul Made in Italy e tanti altri che abbiamo fatto in questi giorni. Ciao a tutti.